c'era un concorso canoro di bambini, no? Sapete questi concorsi canori di bambini? Ce ne sono tanti, è vero, sì. Quando andava che c'è fu, ti lascio una canzone, sì, sì. E tutti questi programmi, uni io dice, canto, io canto, no? Che c'erano queste bambine che avevano a cantare le canzoni dei ranni, che ora io dico, non voglio criticare nessuno, è vero, io ma i bambini hanno a cantare le canzoni dei picciriddi, è inutile che tu ci fai cantare. Ma soprattutto, secondo me, non devono confrontarsi con i grandi. Assolutamente no. Però vabbè, ognuno fa però quello ognuno che vuole, fa quello che noi vuole. Non lo abbiamo fatto mai. Fatto sta che però... C'era questo concorso canoro di picciriddi, perché sai, con questo abbrivio delle trasmissioni. Una volta c'era solo... Fate un applauso su abbrivio. Abbrivio, no, una volta c'era solo... Lo conosco praticamente da 27 anni e abbrivio non l'aveva detto mai. Ma non è ha vero, detto, non è ha vero. Detto zoccu e ghe... Ma abbrivio, ha detto, al voto... La calatura, la calatura, ecco, la scindicatura, no? Ecco, scindicatura ti riconosco. Ecco, allora, a un certo punto, sì. Sai, non è che c'era solo lo zecchino d'oro, no, c'erano anche concorsi. Concorsi canori, certo, locali, di quelli locali. Certo. Ora, secondo voi, un concorso canoro locale, la va a presentare, va, chi è il miglior presentatore della zona nostra, della regione? Qui è? Salvo La Rosa, l'applauso. L'applauso me lo faccio io, grazie. Peccio, a maestro de canto. Quindi presentavo io. Sì. Ah, ho capito. A maestro de canto ci disse, signor La Rosa, abbiamo bisogno di lei. Mi ha detto la messa di canto. Signor La Rosa. Signor La Rosa. Signor La Rosa, lei lo sa, lei è il numero uno, è il più bravo presentatore che ci abbiamo in Sicilia. Maestra, grazie. Noi vogliamo avere l'onore che sia lei a presentare il concorso dei nostri bambini. Bene, ora, Salvo La Rosa, che è un uomo di spettacolo prima di tutto, ma è anche un bacio di famiglia, è un uomo sensibile. Che ci riceva di no, ci riceva di no, no, ci disse di sì, ha accettato l'incarico. Certo, chi sapeva io che c'erano 100 concorrenti, 100 concorrenti, 100 picciriti che avevano a cantare. E quando ci buttano la scaletta che era 48 pagine, andavo pazzo. Però ormai ci aveva detto sì, Salvo La Rosa si poteva tirare indietro, onestamente no. Perciò a un certo punto, basta, dice, vabbè, cominciamo, questo ne spezziamo presto, c'era l'orchestra, c'erano questi bambini pronti, entra il primo bambino, Salvo La Rosa, signore e signori, il primo bambino, ecco a voi, Kevin, si chiamava Kevin, con la Y finale, ecco a voi Kevin. Ah, Kevini, no Kevin. Ma perché l'hai presentare io, se tu saccati, lo fai tu. Hai ragione, sono rimasto bloccato su Kevini. Allora, buonasera, comincia il nostro concorso canoro, ci sono tanti bambini, li ascolteremo tutti, e il primo si chiama Kevini, eccolo. Applauso del pubblico, arriva Kevini, cosa ci canterà mai? Allora, vediamo cosa canterà Kevini, prego. La cucaraccia. Ah, che bello, allora lo faccio io proprio all'annuncio ufficiale. Kevini, perché Kevini con la Y finale, ci canta La cucaraccia. Prego. O bicerello parte. La cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la. La cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la. La canzone fa così tutto tempo, tranne quando c'è ma fa tutto tempo così, 4 minuti e 40 di sta maniera, giusto? La cucaraccia, la cucaraccia, basta, una camurrina. Bene, bravo Kevin. Bravo Kevin, applauso per Kevin, che è stato bravissimo e che ha avuto il compito non facile di aprire le danze. Secondo bambino. Allora, andiamo al secondo bambino. Michael. Vabbè. Il secondo bambino in gara, che adesso riceverà il vostro applauso, si chiama Michael. Applauso, qua. Buonasera Michael. Allora Michael, sei pronto? Sì. Che cosa ci canterai, Michael? La cucaraccia. Vabbè, secondo bambino la cucaraccia, prego. Giustamente dopo Salvo La Rosa dice, ma maestro, due bambini la cucaraccia, cioè, vabbè, però chi fa? Ci riceva no, vabbè. Al bambino ci poteva dire no. No. Michael canterà anche lui la cucaraccia, prego Michael. La cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la, la cucaraccia, la cucaraccia, e la 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 la, 4 minuti e 40, resta maniera, giusto? Grazie, applauso, grazie. Perché vedete, i bambini sono teneri, sono innocenti, i bambini. Una bambina. Bene, allora applauso per la bambina, come ti chiami bambina? Suellen. Che bel nome che hai, molto catanese, sì, tipicamente sì, Suellen. Nostro. Senti Suelle, tu sei la terza concorrente in gara, che cosa ci canti? La cucaraccia. Ma come la vuoi?
che dopo a Savolarosa ci ha cominciato a chiamare il triglicere del sangue, giusto? Maestro! Ha cominciato a dire, maestro, scusa, tre piccirini la cucaraccia, tre piccirini, scusa, vabbè, la cucaraccia... Va bene, però siccome è la prima bambina in gara, che facciamo? Non gliela facciamo cantare la cucaraccia? Anche perché, scusa, che ci riceve cambia canzone. No, cioè quella... Questa era la pausina, ci riceve, non ti sediare, cancia canzone, ne hai tante, la ma la bambina... La bambina è quella, vero? Cioè, allora... potevo urare una collera, no, allora, anche perché poi il genitore ti aspettava uno fuori, capito? Allora, su Ellen, prego, la cucaraccia. La cucaraccia, la cucaraccia, la 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 la, la cucaraccia. 4 minuti. Sempre 4 minuti e 40, giusto, non c'era sconto. Per farla breve, quinto bambino, 108° bambino, tutti la cucaraccia, no, mascoli e femmine, ma ci sono magari due gemelle che la cantavano assieme, la cucaraccia, ma la camorrina. Sempre 4 minuti e 40. Ciao Lecchiara, la cucaraccia, 4 minuti e 40. Va bene, va bene. 84° concorrente alla cucaraccia, a Savolarosa ci ha cominciato a pigliare i crisi, sarava pugna andava panza io lo stesso, un figo tu unghiato tanto, i capiti andava l'aria. 84 bambini. 84 la cucaraccia, tutta la stessa canzone. Basta, è arrivato al 92° concorrente, ormai Savolarosa si presentava così. Vieni a casa, tu, come ti chiami? Vieni a casa. La cucaraccia, canta, no, canta. Questo canta, no, questo no. Canta, ero irritato, ma non così. Come ti chiami? Michael, la cucaraccia, no, canta, vieni a casa, canta. Maestro, che ride lei? Scusi. No, ma per dire, la cucaraccia. Ride. La cucaraccia. La camorria, 4 minuti e 40. Devo dire che avevo imparato a memoria la canzone, la sapevo tutta. 4 minuti e 40. Sì. Basta, è arrivato al 97° concorrendo, ormai ma chi presentava più avanti, canta, canta, che cosa, la cucaraccia, canta, canta, ormai manco ti sento più, basta, la cucaraccia, 98° la cucaraccia, 99° la cucaraccia, era l'ultimo finalmente, Savolarosa, vabbè, meno male che finiamo. Ci abbiamo l'ultimo concorrente. Ecco, l'ultimo concorrente. Allora, non è stato facile, però devo dire che mi sono comunque divertito. I bambini sono sempre meravigliosi, sono sempre molto teneri. Adesso abbiamo l'ultimo bambino in gara e speriamo che possa succedere qualcosa di particolare. Buonasera, bambino, come ti chiami? Saretto. Ecco, di cognome? Al saperla. Bravo, Saretto. Allora, caro il mio bambino Saretto Falsaperla, che cosa ci canti? O sole mio! Ma... Dopo Savolarosa a Buriscino. Certo! Chiamava chi do trucco, presto, trucco, parrucco, s'abbassavo, si pigliava una bioghietasa per fare scalare un figo, insomma tutto. E certo! Andava a presentare per bene. Allora, l'ultimo bambino Saretto che canta O sole allora, mio a suo punto. Nella vita ad un certo punto le soddisfazioni arrivano e arrivano proprio alla fine, signore e signori. Saretto Falsaperla ci canta finalmente un'altra canzone dal titolo O sole mio. Saretto Falsaperla, applauso! O sole mio, o sole mio, la 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 la. Vabbè.